Eder, Mech, Pallister. Sebastiano, sei in forma oggi? Ma guarda, sono momenti duri, cerco di sopravvivere, dai. Probabilmente senza gli errori fatti al momento del rinvenimento del cadavere non ci sarebbe mai stato il mistero di Liliana. Tu che ne pensi? Non sarò io certamente a dare queste risposte. Evidentemente poi gli inquirenti, chi di dovere, ha analizzato, ha visualizzato tutte queste cose qua. Ci saranno fatto delle domande su questo. Invece di cristallizzare la scena del crimine, si cerca subito di capire se quella è Liliana. Si cerca di capire questo anche cercando un orologio rosa al suo posto. Ma chi diavolo poteva mai sapere che Liliana potesse avere un orologio rosa? Chi poteva averglielo detto? Ah, questo non dovete chiedere a me. Io sapevo di questo orologio rosa perché lo usava quando andavamo in bicicletta o con la moto. Sì, ma tu come potevi mai sapere che Liliana potesse avere quell'orologio rosa? Glielo avevi visto indosso in quei giorni? No, io non l'ho visto, non lo so. Adesso mi fai delle domande. Guarda, mi fai una domanda di 2 anni e 2 mesi fa. Può essere che magari lo abbia visto quando è venuta da me per fare la colazione. Io sono andato lì, ho bevuto un caffè, adesso ti giuro. Strano, perché avevi sempre detto che la colazione l'aveva fatta in pigiama. Quell'orologio oltretutto viene trovato messo rovesciato. Questa cosa qua è stata già chiarita, perché magari è stata fatta una foto al rovescio. Lei creda quello che vuole. Se Liliana a colazione era in pigiama, difficilmente poteva avere l'orologio rosa. In ogni caso, questa cosa tu non l'avevi mai detto prima. Lo so, però, sai, gli inquirenti, il corpo è stato ritrovato 21 giorni dopo, perciò la polizia, tutti quanti sono venuti da me, sono venuti a casa, hanno verificato, ho guardato. E gliel'ha detto lei dell'orologio? Molto probabilmente questo orologio rosa non c'era, e forse gli avrò detto questo. Adesso non sto lì a... saranno gli orologi. Guardi, non siamo qua per fare un processo. Gli orologi li teneva, lei teneva gli orologi sul comodino, non è che li metteva nei cassetti. Quelli preziosi li teneva nella scatoletta dove c'erano le fedi, le cose sue preziose, le catenine. Queste sono le cose. Molto probabilmente, adesso non ricordo, parliamo di cose di tantissimo tempo fa. Penso che la polizia, quando è venuta a casa mia, abbiamo guardato sul comodino, sulle cose qua e là, e penso anche nei cassetti, e forse così. Adesso ti giuro no. Un'albergatrice, che tra l'altro dice di conoscerti molto bene, sostiene che tu hai avuto un alterco con Liliana in sua presenza. Guarda, ho sentito in questi giorni queste cose e ti dico, sono molto curioso di sapere chi è questa persona, di che albergo stiamo parlando. Certamente noi si andava in tantissime strutture, tantissimi alberghi, e di conseguenza mi piacerebbe confrontarmi con questa persona. Cioè, io ti dico, di questo fatto non ricordo bene, non ricordo di aver gettato una valigia. Noi ti dico, non mi ricordo di questo fatto. Io sono curioso anche di vedere quando è stata fatta questa telefonata e cosa abbiamo parlato in questa telefonata. Questo lo dice solo lei. Cioè, io non lo so, non voglio suggestionare le cose. Sono affermazioni che comunque vanno poi date delle risposte, capisci? Sebastiano, forse tu non lo sai, ma in un processo, se 100 persone dicono tutte la stessa cosa, saranno cose che dicono loro, ma tu verresti condannato. Quindi devi stare molto attento alle cose che dici tu, perché quelle sono cose che dici tu, ma tu sei uno. Il fatto che comunque
dopo 2 anni e tanto questa signora si venga fuori e dica queste cose qua, sono cose veramente strane. E poi perché non rivolgersi a me? Beh, a te l'avrebbe detto in privato. In ogni caso, hai mai visto il testimone di una lite tra moglie e marito andare a dirlo al marito? E il marito sa benissimo di aver litigato con la donna, eventualmente dovrebbe dirlo a qualcuno che possa proteggere quella donna dal marito. Perché non al mio avvocato, oppure direttamente andare dai carabinieri a dire alla polizia, guarda, è successo così, 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 ma stranamente, guarda, vanno dai familiari. Beh, insomma, dai, è una tegola che in 2 anni me ne sono cadute talmente tante che neanche non ricordo cosa, capito? Senta, no, il perché... cordino, la corda. No, no. Se noi andavamo in questi alberghi, quella non è che andavamo per riposarsi o tutto questo, noi si andava a pedalare, perciò se andavamo a pedalare, quindi? Lei si portava questo orologio rosa. Interessante, quindi sostieni che l'albergatrice si ricorda il tipo di orologio indossato da tutti i suoi clienti. Quindi me lo dica lei. Il tuo amico Arturo Della Carnia riferisce che una sera lo chiami per chiedergli una corda. Ah, certamente, quello che dice Arturo lo dice lui. Io ti dico perché ho telefonato Arturo quella sera lì, perché nella telefonata di mio figlio urlava, gridava, era in una situazione incredibile. Io stavo andando da lui e ho chiamato Arturo e ho detto: guarda Arturo, mi ha telefonato mio figlio che è rimasto impantanato, ho chiesto ai vicini una corda e loro non ce l'hanno, cercherò di risolvere in qualche maniera, però volevo dirti che non so cosa sia successo. Cioè, questo è il rapporto di amicizia che avevamo, di conseguenza mi è sembrato giusto informarlo di quello che era successo. Quindi tu chiami Arturo, che sta a 150 km da te, perché tuo figlio gridava. Se tuo figlio fosse stato più tranquillo, probabilmente avresti cercato un amico più vicino. Com'è che con Arturo, dopo quei giorni, non vi siete più sentiti? Avete litigato? Guarda, è una cosa... è giusta quello che dici. E evidentemente il tono delle telefonate, visto l'amicizia che certo, c'era tra lui e anche questi nostri amici, per carità, evidentemente qualcosa è cambiato nel suo modo di parlare, nel suo modo di rivolgersi a me. Di conseguenza ho sentito il bisogno di chiudere il rapporto con questa persona. Insomma, vedendo anche le discussioni tra Arturo e Laura, si intuisce che anche Arturo ha pensato che tu c'entrassi con la scomparsa di Liliana. Non lo so, cioè però cambiato. Non è che me l'ha detto in maniera esplicita, però mi faceva strani discorsi qua e là, una roba e l'altra, che poi non sono mai riuscito a capire cosa volesse da me. Fatto sta che adesso le persone che dicono certe cose cominciano a diventare un pochettino troppe. Ah, guarda, sono pienamente d'accordo. Sono tantissime, anche tanti amici che comunque qua di Trieste non mi salutano più, mi hanno... È rimasto un po' isolato, vero? Certi invece, quelli che ci conoscevano, tutti quelli che sono rimasti, mi sono vicini, mi abbracciano, mi dicono: vedrai che verrà fuori la verità, vedrai... Allora, la verità, Sebastiano... All'alba del giorno del ritrovamento, una testimone vede, non molto distante, un uomo con una torcia alla coppola e la barba bianca. Una cosa stranissima. Comunque, vabbè, è una testimonianza di una persona. E bisogna vedere chi sia questa persona. Claudio Sterpin farà notare che quest'uomo è vestito come sei vestito tu la sera del ritrovamento. Invece la sera prima del ritrovamento un uomo viene visto con un sacco nero sulle spalle. Quest'uomo sarà descritto somigliante a Fulvio Covalero. Guarda, l'ho vista parecchie volte questa intervista. Ah, io penso che comunque gli inquirenti avranno visionato, valutato. Non lo so, io non so chi può essere questa persona, cosa facesse là. Una domanda che me la fate voi, io posso rispondere a questo. Ovviamente anche tu vuoi scoprire a tutti i costi la verità. Ah, certamente sì. Come no? Io ti dico, spero che comunque la procura, chi di dovere, faccia l'indagine. Non sarò certamente io a cosa. Questo che posso dirvi.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.